Retribuzioni più basse per le donne, in particolare per quelle straniere, e minori possibilità di essere assunte a tempo indeterminato. È questo quanto emerge dalla ricerca condotta dalla NIDIL CGIL di Rimini, Reggio Emilia e Ravenna, insieme alle consigliere di parità all'Università di Urbino e IRES Emilia Romagna, sui contratti in somministrazione. Cosa si intende per lavoro di somministrazione e cosa emerge da questa ricerca? Il lavoro in somministrazione è il lavoro secondo cui un'agenzia di somministrazione metta a disposizione dei suoi lavoratori dipendenti a favore di un'azienda utilizzatrice che gliene richiede, in virtù di un contratto commerciale che che è stato stipulato tra l'agenzia di somministrazione e l'azienda utilizzatrice. Cosa emerge da questa ricerca? Da questa ricerca emergono alcuni dati interessanti. Il primo dato è quello relativo alla mancata applicazione del principio di parità di trattamento retributivo e normativo, che è sancito anche dalla legge, è presente nel Jobs Act, così come in alcuni regolamenti europei e anche nel contratto nazionale della somministrazione. Dalla ricerca emerge che la differenza di trattamento economico c'è sia tra i lavoratori diretti che i lavoratori in somministrazione, ma se andiamo a vedere all'interno dei lavoratori in somministrazione, la disparità di trattamento è maggiore tra lavoratrici donne e lavoratrici uomini e nella nostra provincia anche tra lavoratrici straniere donne rispetto a lavoratrici stranieri uomini. Un altro aspetto che emerge dalla ricerca è quello che le agenzie per il lavoro non adempiono in maniera completa la loro missione, che sarebbe quella di collocare i propri lavoratori, cioè far sì che in seguito al contratto di lavoro in somministrazione poi si determini un'assunzione diretta o comunque un contratto a tempo indeterminato. Ciò avviene per una piccolissima percentuale dei lavoratori e se andiamo a vedere anche qui la differenza tra uomini e donne, purtroppo constatiamo che per le donne questa possibilità è ancora minore rispetto agli uomini, cioè la possibilità di essere assunti poi direttamente dall'azienda. Il nostro osservatorio è molto molto specifico e sono le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro e il rischio di discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Per questo abbiamo collaborato con l'università e con i vari servizi dell'organizzazione sindacale proprio per un focus specifico su un tipo di lavoro che è caratterizzato da sospensione, da precariato e che necessita comunque di un sostegno a partire dalle agenzie di somministrazione che esistono e che possono avere anche dare anche un contributo prezioso, soprattutto in alcuni passaggi della produzione, no? Negli incrementi di produzione, però deve essere anche un valido strumento di politica attiva del lavoro. La politica è attiva se garantisce autonomia alle donne, e approfittando appunto della imminente giornata dico che non si contrasta la violenza alle donne se non si promuove protezione prima di tutto, ma anche autonomia. La donna deve uscire da quel circolo vizioso della dipendenza e questo lo può fare attraverso il lavoro.